che a nome del professor Ferdinando Fasce. Allora, siamo qui stasera, io veramente in una veste, come dire, nuova, bella, curiosa per me, per raccontarvi, per presentarvi un libro che il professor Fasce ha scritto, ma un libro particolare, un libro che ci tengo molto a illustrarvi, insieme a lui, poi lasceremo che sia lui a parlarcene. Perché? Voi sapete, molti di voi sapranno, quante pubblicazioni ci sono state sull'argomento Beatles, cioè su questi quattro ragazzi che alla metà degli anni 60 hanno fatto letteralmente cambiare la musica, e questo si può dire senza tema di smentita, hanno fatto cambiare la musica, poi vedremo perché e in quale situazione si sono trovati affinché la musica cambiasse. Le pubblicazioni sono già innumerevoli nel nostro paese, figuratevi in tutto il mondo. Io sono qui perché ritengo, e sono assolutamente sicuro di quello che dico, che il libro La musica nel tempo di Ferdinando Fasce sia una delle migliori pubblicazioni avvenute sui Beatles, sull'argomento, sulla loro musica a livello internazionale. Io sono sicuro che sia uno dei libri migliori che siano mai stati scritti. E adesso, molto, molto brevemente, vi dico perché. E poi sarà bene che ce lo racconti il professor Fasce. Perché? Per la prima volta viene analizzato il motivo per cui quattro ragazzi di 20 anni fanno cambiare letteralmente la musica del mondo, e non soltanto la musica. Tenete presente che l'Inghilterra di quegli anni, cioè l'Inghilterra dei primi anni 60, porta su di sé l'ombra lunga del dopoguerra. Quindi è un paese triste, è un paese buio. Anche l'Italia lo era. Cioè, io mi ricordo quando ero ragazzino, nei primi anni 60, Genova era una città buia, era una città abbastanza malinconica, abbastanza triste. Poi qualcosa cambia. Sono i Beatles a far cambiare tutto questo? No, è la cultura che cambia. Però la cultura, per cambiare, ha bisogno di piccole esplosioni, di piccoli inneschi che fanno cambiare il quadro, che fanno cambiare lo scenario. Il libro che Ferdinando Fasce ha scritto su questo argomento, La musica nel tempo, è proprio questo, racconta proprio questo. Perché avviene un cambiamento così forte, così importante? Perché è preparato, perché la cultura stava già cambiando, perché in America la letteratura era già cambiata, perché il jazz era già cambiato. Il disco che letteralmente crea la svolta nel jazz è un disco di Miles Davis, si chiama Kind of Blue, e fa cambiare letteralmente il jazz, ma è un disco del 1958, cioè è un disco di qualche anno prima, quindi le cose stavano già cambiando. I quattro si inseriscono in questa scia. E il grande, meraviglioso pregio di questo libro è raccontarci la storia dei quattro ragazzi, ma dentro lo scenario sociale, dentro lo scenario politico di quegli anni. E Ferdinando Fasce ci racconta la ricaduta su di noi, altrimenti questo libro non sarebbe così importante. Ci racconta come gli avvenimenti dei primi anni 60, quindi non soltanto musicali, ma anche il cambiamento, il potenziamento dell'industria, il potenziamento, lo vedremo, la ricaduta dei Beatles va sull'industria dell'automobile inglese, va sulla moda, cioè insomma fa cambiare l'economia di quel paese. Ferdinando Fasce lo racconta, e ci racconta come tutto questo ricada ancora, a distanza di 50 anni e oltre, su di noi, sulla nostra cultura odierna. Ecco, allora, la prima domanda
che voglio fare a Ferdinando Fascia è questo. Io conosco la tua grandissima passione per la musica dei Beatles, la condividiamo insieme, la sappiamo, ce la siamo raccontata tante volte. Ma nel momento in cui hai pensato, nel lungo momento in cui hai scritto questo libro, è stato più importante parlare di loro, ancora entrare dentro la loro musica, o raccontare da storico, come sei, lo scenario intorno a loro e questo scenario che poi arriva a noi? Cosa è stato più importante? Ma intanto grazie a tutti voi di essere qui, grazie a Palazzo Ducale e grazie a Ivano. Meno grazie per la domanda, perché già la domanda d'esordio, insomma, è di quelle molto impegnative, ecco, di quelle molto impegnative. E però va al cuore di questo libro. Ecco, premetto una cosa che, insomma, che bisogna dire subito, che questo libro è un po' un gesto di incoscienza, perché io non so suonare la musica, non la so leggere, quindi insomma non potevo che fare la seconda delle due cose che hai detto tu, cioè provare a mettere i Beatles dentro la società, ecco, dentro questa vicenda che tu hai già tratteggiato, no? Perché qui siamo in piena ricostruzione. Siamo in una ricostruzione, tu dicevi giustamente, di un paese e in realtà di un mondo occidentale, di un mondo che si sta riprendendo un po' dappertutto, con l'eccezione degli Stati Uniti. Ci sono solo gli Stati Uniti che escono dalla guerra in una condizione che non si era mai vista prima, che producono il 50% delle merci prodotte al mondo. Oggi la Cina ne produce il 27-28% ed è il massimo produttore manifatturiero. Allora gli Stati Uniti producevano il 50%, avevano 2000 basi sparse in tutto il mondo, non si era mai visto. La Gran Bretagna nel primo Novecento c'ha un impero con nemmeno 100 basi sparse per il mondo. Ecco, questo per dire, no, che tutti gli altri, qui c'è una sola grande potenza, sono gli Stati Uniti. Ecco, tutti gli altri non stanno bene, stanno cercando di rimettersi in sesto. La Gran Bretagna in particolare, la Gran Bretagna è dissanguata dalla guerra. È l'ultima a eliminare i razionamenti nel 1954. E allora c'è appunto, ma com'è che accade una cosa di questo tipo? Ecco, e qui c'è una serie di convergenze astrali che al tempo stesso ci aiutano a capire. Noi ogni tanto pensiamo, no, a questo trentennio, dalla fine degli anni 40, primi anni 50, fino alla metà degli anni 70, diciamo, quei 30 anni bellissimi, tutto andava bene, abbiamo ricostruito, eccetera, eccetera. Sì, ma tu ricordavi che siamo partiti con delle difficoltà, insomma, indubbie. E in particolare questi Beatles che stanno a Liverpool, che è un posto dimenticato, un posto veramente a questo punto dimenticato dal mondo, ma è un posto che è collegato da molto tempo agli Stati Uniti. Ecco, e questa è una prima chiave di volta. I Beatles sono, ha detto un grande critico americano, Leslie Fiedler, che non amava molto i Beatles, ma era un grandissimo critico letterario, i Beatles sono degli americani immaginari. Ecco, lo siamo stati un po' tutti, no? Cioè hanno dentro, no, l'idea di fare come negli Stati Uniti, ma come nei processi più interessanti, innovativi, li rifanno in maniera diversa, li interpretano, li rielaborano in maniera diversa, partendo dagli interstizi. Ecco, mi pare che la cosa importante sia questa. Questa è un'epoca in cui si deve ricostruire, si è disperati, ma al tempo stesso c'è l'impulso che si è usciti da una vicenda terribile come la Seconda Guerra Mondiale, e al tempo stesso, questa è la cosa importante, ci sono delle aperture, cioè si aprono degli spazi che sono dati dal fatto che le donne durante la Seconda Guerra Mondiale sono intervenute, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, nella vita pubblica come probabilmente non era mai successo. Che i neri negli Stati Uniti e altrove alzano la testa, che si comincia a non guardare più, ma perché ci sono soggetti come i Beatles, da dove si viene, qual è il proprio quartiere di provenienza.
non si guarda più a, o non è più l'elemento decisivo. Per un po' lo sarà, no? I Beatles quando si presentano a Londra, sono esattamente, sapete che in Inghilterra è all'opposto che da noi c'era il nord e il sud, e lì era esattamente l'opposto, quelli del nord erano dei cafoni, erano i bifolchi del nord, i Beatles sono i bifolchi del nord, ma c'è un humus, tu lo dicevi, ci sono delle cose che si stanno muovendo, ecco, e che fanno sì che anche dei bifolchi del nord possano contribuire alla cultura, e tu lo ricordavi giustamente, che intanto si sta muovendo, pur in una società così difficile, così travagliata, nella Londra dell'epoca. No, ci sono i Beat, c'è un po' l'influsso dei Beat, stanno per scoppiare, sono scoppiati i giovani arrabbiati, il teatro dei giovani arrabbiati, il New Cinema, e dentro ci sono anche questi quattro bifolchi del nord. Sì. A me sembra che ci sia una domanda, dimmi se pensi che sia giusto quello che sto per dire. A me sembra che in quegli anni ci sia una domanda dello spirito. Veniamo dagli anni della guerra, tutta l'Europa viene da questi anni bui della guerra. A un certo punto è come se lo spirito delle persone chiedesse qualcosa e incomincia a chiederlo in varie forme, e non è un caso. Sapete quando si dice, sembra un luogo comune, però insomma a metà degli anni 60 è successo tutto, perché è cambiata l'arte, perché è cambiata la pittura, perché è cambiato il jazz, perché è cambiata la musica popolare. Perché cambia tutto in quel momento? Perché viene fatto di chiedersi, l'Italia conosce il boom, il suo boom economico poco tempo prima? Perché le cose cominciano ad andare bene quando c'è una richiesta dello spirito, uno spirito che è stato mortificato per tutti gli anni della guerra, è stato impaurito, è stato terrorizzato, adesso non è più né impaurito né terrorizzato, ha voglia di qualche cosa, e quindi l'intelligenza si risveglia in tutti. Poi naturalmente si risveglia nei più bravi. Noi qui stiamo parlando dei Beatles stasera, abbiamo due geni musicali, abbiamo Paul McCartney, John Lennon, sono due ragazzi che non sanno leggere la musica, non si sono mai preoccupati neanche di studiarla, ma sono geniali, sono istintivi, come pochi musicisti al mondo. Pensate che i musicisti, sto parlando di musica popolare, che possono dire di aver fatto cambiare la musica, di avere veramente cambiato le linee della musica del mondo, sono meno di 10. No? Loro sono due, poi Antonio Carlos Jobim e pochi altri. Si arriva con difficoltà, forse Burt Bacharach, forse qualcun altro. Pochissimi, meno di 10 persone hanno realmente... Jimi Hendrix ha cambiato la musica, ha fatto cambiare le modalità, e loro quattro, in questo probabilmente rinnovato spirito di cui parlavo, si innestano su qualcosa, come dicevo prima, che comincia già ad esistere, no? C'è questa domanda dello spirito che comincia ad esistere, e loro arrivano al momento giusto, e sono geniali, e sono bravi, e hanno un produttore che è geniale quanto loro, cosa che gli altri gruppi non hanno, e questo fa una grande differenza, e si innestano sul momento perfetto, perché a volte conta più essere nel momento perfetto che essere grandi in assoluto, no? Noi conosciamo la storia, anche la musica classica ce lo racconta, la storia di musicisti assolutamente grandi in assoluto, ma che sono stati conosciuti magari 100 o 200 anni dopo. Loro no, loro si sono innestati nel momento esatto, nel momento perfetto. Sì, questa tua osservazione sulla domanda dello spirito è un'osservazione molto importante, perché tocca la dimensione delle sensibilità collettive. Ecco, lo spirito sono le sensibilità collettive. E una cosa che stiamo scoprendo nella ricerca storica, che adesso anch'essa si è allargata, no? Parla dei Beatles, parla delle emozioni, parla del modo di sentire.
No? Ecco, una cosa che stiamo scoprendo è che tra gli anni 50 e gli anni 60 cambia il modo di sentire. Cioè emerge, tu dicevi giustamente, la domanda dello spirito, l'intelligenza si risveglia in tutti. Ecco, per la prima volta, per una serie di ragioni non facili da spiegare, ma che in parte hanno a che vedere col fatto, sto parlando soprattutto di mondo occidentale, che si mette in moto un meccanismo di relativo benessere mai visto fino a questo momento, che non spiega tutto, non spiega assolutamente tutto, però questo è un elemento decisamente significativo e anche di una relativa stabilità, ecco. Tutti sono chiamati, o tutti hanno si ritagliano, non hanno l'opportunità, perché le opportunità vengono sempre strappate, le opportunità non te le dà nessuno, no? Le opportunità vengono create. Ecco, tutti in qualche misura partecipano a questa domanda dello spirito. Questo mi sembra la cosa straordinaria degli anni 50 e degli anni 60, cioè il mondo si popola di cose che non pensavamo che ci potessero essere, perché ci sono quelli che nel 52 un economista con un tono un po' sussiegoso, un economista occidentale, definisce il terzo mondo. Il terzo mondo. Terzo mondo che poi abbiamo visto cos'è capace di fare, no? Ecco, pur con problemi, eccetera. Quindi c'è quello, ci sono delle figure nuove che compaiono sulla scena. 1963, i Beatles scoppiano nel 63, perché la Beatlemania del 63, e negli Stati Uniti esce questo libro di Betty Friedan che si chiama The Feminine Mystique. E The Feminine Mystique è scritto da una signora che dice, ad altre signore, una signora di ceto medio che dice, ma vi rendete conto della tristezza della nostra vita di donne? Di come ci hanno trattato male e così via, no? Ecco, e allora, aggiungo subito, i Beatles non sono femministi, anzi, probabilmente l'opposto. Però si trovano a partecipare di questa vicenda, cioè di un mondo che si va popolando di facce diverse, di teste diverse. Dicevi? Lo spirito si risveglia in tutti, anche se naturalmente poi sono i più bravi, quelli che riescono, in parte anche, mi viene da dire, i più fortunati, no? Tu hai ricordato la catena, no? Secondo me la catena dei Beatles, il network dei Beatles è incredibile, è un network di gente che non ha risorse, ma pensate, un network di gente che non ha risorse, perché questi quattro qua non ne hanno tantissime. Incociano in Brian Epstein, che è omosessuale e ebreo nell'Inghilterra degli anni 50. Non esattamente la migliore condizione, ecco, anche se era relativamente benestante. C'è un antisemitismo nella Gran Bretagna negli anni 40-50 che è molto forte, è ancora molto forte. Ecco, e poi incociano in questo produttore, che è un produttore che faceva programmi radiofonici, che sentiva la musica esotica, musica africana, infatti era lì sempre che cercava, sperava di incociare in qualcuno che gli portasse un milione di copie. Allora, mi sembra, per riprendere la tua osservazione, domanda dello spirito e apertura. Apertura anche a chi non ha risorse, e quindi incoccia in altri che non hanno risorse e guarda caso, alla fine, pum! Fa scoppiare una cosa come i Beatles. Ma è questo, mi pare, no? Una cosa. Ho parlato del libro a Parigi un po' di mesi fa e c'era un musicologo molto bravo che diceva le miracle de Beatles, le miracle de Beatles. E beh, è quella storia che stiamo raccontando, no? Cosa dici? Sì, sì, è questo. Quello che dici mi fa pensare anche a un'altra cosa. Che loro si ispirano a un genere musicale che è altrettanto povero, altrettanto in quegli anni, come si potrebbe definirlo, altrettanto in difficoltà. Allora, i quattro Beatles, come tutti gli adolescenti inglesi di quegli anni, vanno pazzi per la black music, vanno pazzi per i musicisti di colore. Per il rhythm and blues, ma il rhythm and blues non è una musica di successo in quegli anni, non ne ha proprio successo. C'è un'intervista bellissima, commovente, di B.B. King, che ringrazia tutti i musicisti inglesi di quegli anni per aver rilanciato la musica nera. Lui dice testualmente, se non ci fossero stati, e fa dei nomi, da Paul McCartney a
Eric Clapton, a molti altri. Se non ci fossero stati questi signori, noi avremmo continuato a suonare nei locali malfamati, perché nessuno ci avrebbe ascoltato. Quando siamo arrivati per la prima volta, ci sono degli aneddoti veramente toccanti, viene organizzata una prima tournée di cantanti e musicisti neri nella Londra degli anni 60. Siamo arrivati nei teatri e siamo stati accolti come le più grandi star. E uno di loro dice, e io ho faticato per tutto il concerto a nascondere la suola delle mie scarpe perché era bucata. I ragazzi inglesi impazzivano per loro, gli americani no, gli americani no. Quindi i Beatles comunque si rifanno a un'altra entità, a un'altra entità come loro, cioè riconoscono qualcosa come loro. Loro vengono dalle periferie, sono quattro ragazzi di periferia, specialmente Ringo viene da un quartiere, insomma, Liverpool 8, no? Che... Il Dingle, insomma, ecco. Sì, come le nostre periferie. Come le nostre periferie. E si riconoscono in quest'altra musica. E quella musica, quella black music, passerà moltissimo dentro la musica dei Beatles, anche se non sembra. Quando ascoltiamo le loro canzoni, non ci viene così facilmente da pensare alla musica nera. Eppure ce n'è tantissima là dentro, ce n'è veramente tanta. Ma quello che mi sembra che conti di più è il collegamento, il feeling, il... È come dicevamo prima, la domanda dello spirito che attraversa l'Atlantico per opera di ragazzi, ora non dico a loro quattro, ma di tutti quei ragazzi, di tutti quei musicisti che hanno fra i 18 e i 20 anni. Quindi vuol dire che è una domanda di tutti, come si diceva prima. Non è una domanda di un'elite, è una domanda di tutti. Sì. Questo il passaggio transatlantico è un aspetto decisivo ed è importantissimo quello che diceva Ivano a proposito della base nera di questa musica, che se noi ci pensiamo in realtà in fondo, appunto, tu dicevi, in apparenza più bianco dei Beatles non c'è, più bianco dei Beatles non c'è assolutamente, ma come sempre... Dietro il più bianco, che più bianco non si può, se poi si sta attenti, beh, intanto si scopre che su quattro, tre sono di origine irlandese. E allora sappiamo che gli irlandesi nella Gran Bretagna della metà dell'Ottocento e negli Stati Uniti, dove emigrano negli anni 60, 70, 80 dell'Ottocento, sapete, gli irlandesi erano raffigurati così: il corpo da uomo e la testa da bestia. Ecco. Dunque, negli irlandesi c'era, e tu lo richiamavi giustamente, no? È chiaro che è una cosa diversa dai neri. I neri stanno là, più sotto, che più sotto, che più sotto non si può. Noi non, a volte ne parliamo, vediamo, prima abbiamo visto delle bambine che ci parlavano, no? Ecco, non possono immaginare come erano considerati i neri negli anni 50. Negli anni 50, negli anni 60, negli Stati Uniti. E badate bene, nella liberal democrazia più importante della terra. Non si può immaginare come erano trattati. Ancora alla fine degli anni 40 ci sono casi di linciaggi, c'è un nero in auto e qualcuno pensa che un nero non possa guidare, non può possedere un'auto. Lo tirano fuori e lo linciano. Accade nel 1949, non nel 1749. Ecco. B.B. King viene fuori da quel mondo lì. B.B. King è uno che viene dal mondo dei mezzadri, che è un mondo terribile, ma anche un mondo ricchissimo dal punto di vista musicale. Allora credo che i Beatles facciano una cosa, contribuiscano a fare una cosa, ibridano, mettono insieme. È vero, tu dicevi, ci hai ricordato giustamente questa musica nera, una musica ricchissima come il rhythm and blues, che però è messa da parte, ma che era fondata sullo scambio, sull'ibridazione. La si era presa, i bianchi se ne erano un po' impossessati, l'avevano rielaborata. Ecco, è come se, tu lo dicevi, queste interviste quando i neri arrivano a Londra negli anni 60, è come se ci fosse uno scambio, una restituzione.
Ci sono delle foto molto belle di questa Liverpool. Liverpool è una città un po' particolare perché i neri non sono trattati così male. Sono trattati relativamente bene perché? Perché è un porto di mare, perché si è abituati, un po' come anche a Londra. Sì, certo, poi c'è una specie di ghetto, tanto non sono molti, c'è una specie di ghetto, però è un porto di mare, ci si abitua. La gente di mare lo sappiamo qua a Genova. Siamo in fondo un po' più aperti di altri, no? Per nostra fortuna, perché siamo abituati. Arriva del tutto, mi ricordo, mio padre diceva, che del tutto chi? Ha ragione, no? Ecco. Era un antropologo, anche se insomma ecco, ha fatto la quinta elementare. Allora, dicevo, ci sono queste forme di ibridazione. Ecco, ci sono queste immagini dei Beatles 63-64 a Liverpool con dei gruppi di neri, con dei gruppi di musicisti neri. Ecco, questo colpisce. Ecco, il che non vuol dire che le cose che abbiano eliminato così d'un colpo, no? La segregazione o che altro, è rimasta, si è riprodotta. La storia è fatta di battute d'arresto, di ritorni, però indubbiamente in quella fase, primi anni 60, 63, 64, infatti ricordi, arrivano negli Stati Uniti e chiedono di non suonare davanti a un pubblico segregato. Dice, ma se questi sono segregati noi non suoniamo. Ma non è perché i Beatles fossero politicizzati, che anzi in genere cercavano di tenersi fuori dalla politica. Oltretutto il loro manager li teneva, no? La chiave di volta per vendere era non parlate di politica, non dite qual è la vostra squadra di calcio. Noi non sappiamo qual era la squadra di calcio dei Beatles e pare che su quattro almeno due fossero in parte interessati, in parte. L'abbiamo saputo qualche anno fa, a Liverpool, cioè il Liverpool e l'Everton. Epstein dice non parlate neanche di calcio, se no non si vende. E badate bene che Epstein non era soltanto ebreo, omosessuale, era anche laburista. Era un caso molto strano. Io non l'ho scritto nel mio libro perché c'è solo un riferimento al fatto che è laburista. Allora non sapevo come usarlo, dico, ma cosa vuol dire questo? Forse è vero che forse anche un po' per questo è più disponibile di altri manager. È più pronto, scrive ad esempio, c'è un brano nella sua prima autobiografia del 64, dice mi dispiaceva vedere questi giovani sfruttati dall'industria musicale. Ma non potevo esagerare, io sapevo solo che era laburista, ma c'era un rapporto, quindi non l'ho scritto. Però insomma c'è anche questo, e infatti c'era una deputatessa laburista a Liverpool che era particolarmente coinvolta nel tentativo di mettere insieme bianchi e neri. Cioè, a proposito di quello che si diceva prima, i Beatles si innestano su qualche cosa che già esiste. È abbastanza curioso pensare che la musica dei Beatles esistesse già prima di loro, no? Non ci viene di pensare qualcosa del genere. Però in qualche modo è così. Allora, un giorno mi trovavo a Brighton, ero lì per altre questioni, e a Brighton ci sono molti negozi di dischi, di vinili, di cose così, quindi ho passato un pomeriggio a comprare un po' di dischi. Era molto facile lì trovare, per esempio, un tipo di musica che a me piace molto, che è proprio la musica dei gruppi, delle band di quegli anni, primi anni 60. E quando posso le colleziono, le prendo. Va bene. Compro alcuni dischi e una volta tornato in Italia, ascoltandoli, sento che sono assolutamente la musica dei Beatles, sono quella cosa lì, cioè le voci sono messe in quel modo, i coretti sono messi in quel modo, le frasi, naturalmente le canzoni sono molto meno belle, molto meno, però sono, lo stile è quello, benissimo, e io ho pensato come avreste pensato voi, va bene, questi sono i gruppi che si rifacevano a loro, no? Erano in qualche modo coetanei, erano, magari avevano inciso i dischi qualche tempo dopo e erano influenzati dai Beatles. Se non che, per qualche motivo, guardo la data ed erano dischi del 1961. I Beatles arrivano nel 63. La musica, quel tipo di stile, esisteva già, si suonava già così.
si faceva già quel tipo di canzone. Si faceva molto meno bene, questa è la verità. Le canzoni dei Beatles sono geniali dall'inizio. Come abbiamo detto, loro quattro hanno un produttore eccellente, eccezionale, che rende tutte le cose che fanno brillanti. Gli altri gruppi non ce l'avevano, ma quel tipo di musica c'era, e c'era proprio dalle loro parti. Sul fiume Mersey, tutti questi gruppi di cui sto parlando erano praticamente vicini di casa, cioè abitavano qualche paese più su, qualche chilometro più giù, erano forse musicisti che loro conoscevano, probabilmente si conoscevano, facevano della musica, certo, meno geniale, meno brillante, meno bella, ma facevano quella musica lì. Quindi significa che la crescita, la domanda, la curiosità, tutto quello che abbiamo detto, la domanda dello spirito esisteva. Poi però arrivano questi ragazzi geniali e le cose cambiano. Allora cambia, come si è detto, non solo la musica, ma cambia quello che loro fanno. È come, avete mai visto quell'effetto che si ha negli spettacoli quando tutti i fari contemporaneamente si muovono e vanno tutti su un punto soltanto e illuminano quel punto in una maniera brillantissima, lo fanno brillare? Ecco, questo succede all'Inghilterra a causa loro, cioè tutta l'attenzione del mondo si concentra sulla Gran Bretagna, e non si concentra solo sulla musica, si concentra sull'industria, si concentra sulla moda, si concentra su tutto, e un paese nel quale è difficile trovare lavoro diventa uno dei paesi più avanti, più brillanti d'Europa e probabilmente del mondo occidentale. Accade questo fatto che si mettono in moto alcuni paradossi. La Gran Bretagna improvvisamente si scrolla di dosso l'immagine polverosa, cioè si è abituati a pensare alla modernità come gli Stati Uniti. La modernità erano gli Stati Uniti. Se ricordo, in fondo io sono del 51, da bambino per me la modernità erano assolutamente gli Stati Uniti, era Disneyland. Io sarei voluto andare a Disneyland. Credo di essere diventato un americanista perché, poi sono finito in archivio, quindi da tutt'altra parte, ma perché volevo andare a Disneyland in origine. Ecco, però cos'è accaduto? È accaduto che negli anni 60 la modernità diventa questo paese triste e polveroso che è la Gran Bretagna. Questa è una cosa assolutamente che ci deve far pensare quando noi pensiamo, ad esempio, no, al fatto di dire, ma noi abbiamo la cultura, dovremmo provare a farla valere. No, vi ricordate quelle discussioni di cultura si vive, no, non si vive? Vabbè, insomma, ecco. Bene, in Inghilterra, in Gran Bretagna, fine anni 50, primi anni 60, proprio con quel fenomeno che tu dicevi, questa strana convergenza di luci, nello stesso periodo si mette in moto uno straordinario processo di contro-americanizzazione, il che non vuol dire che si rifiutino gli Stati Uniti, anzi, li si prende e lì si rielabora, perché pensate, lo stesso giorno in cui esce il primo disco dei Beatles, il 5 ottobre 1962, esce anche Dr. No, che è il primo film di 007, no? Che è esattamente come i Beatles, e come del resto di lì a poco esce il primo spaghetti western per un pugno di dollari di Sergio Leone, che è la controamericanizzazione, cioè gli italiani, avete presente gli italiani, cioè che avevano fatto il neorealismo, ma che facevano fatica ancora a rimettere in sesto se stessi, nonostante che si fosse già riconsiderato il cosiddetto boom economico, che sfidano gli americani sul loro terreno, il western, l'epopea western. E Sergio Leone dimostra che si può fare un contro-western, facendo le nozze coi fichi secchi, perché quello che fa l'Europa nella controamericanizzazione è sostanzialmente questo. I Beatles, correggimi se sbaglio, perché poi appunto nella mia incoscienza dico delle cose sul piano tecnico musicale che
per fortuna che lui ha letto il manoscritto, l'hanno letto, insomma, delle persone che tanto diciamo, guarda, questa è proprio una stupidaggine. Ecco. Ma, correggimi se sbaglio, tecnicamente i famosi studi della EMI nel 1962 erano inferiori agli studi statunitensi, perché tendenzialmente avevano ancora le due tracce. Poi cominciano ad arrivare le quattro tracce, ma le quattro tracce, che vuol dire che hai più possibilità, prima le si riserva la musica classica, perché la EMI nel 1963 pensa prima di tutto alla musica classica. Poi i Beatles tra il 63 e il 64 in un anno le fanno aumentare il fatturato dell'80% e allora si dice, va bene, la classica è importante, però in fondo... Avete mai visto le foto del CEO della EMI? È Sir Joseph Lockwood, un imprenditore di frigoriferi, passato alla EMI, no? E a quest'aria ci sono questi quattro con i capelli lunghi, l'aria un po', insomma, ecco, un po' improbabile perché alterata, e c'è questo signore che è un manager, che li guarda con l'aria di dire, ma guarda un po' cosa mi tocca fare, però è aumentato il fatturato l'80%. Allora dicevo, le nozze coi fichi secchi, anche noi abbiamo fatto le nozze coi fichi secchi, no? Pensate tutte le cose, appunto, l'western all'italiano e tutte le cose che abbiamo inventato, no? Sempre con poche risorse. Questo mi sembra un aspetto, ecco perché tu dicevi le ricadute sull'industria. Si dimostra che anche gli europei possono fare le cose, con meno risorse, aguzzando l'ingegno. Pensate a quello che siamo riusciti a fare noi, la 500, la 600, ma ecco, no? Rispetto alle macchinone americane. E noi abbiamo inventato un tipo di auto che andava bene per il mercato europeo, e così via. I Beatles sono un prodotto che in realtà va bene per il mercato europeo, ma non solo per quello. Ecco, questa è una cosa, no? Una cosa che deve far pensare. Ecco che quando mi dicono ma la storia serve, non so se serva, ecco. Ma quando si dice ma dobbiamo riguardare a quell'epoca, beh, una cosa a cui ripensare è proprio questa, no? La capacità di lavorare col poco, aguzzando il più possibile l'ingegno. E pensate, appunto, i Beatles prendono una musica in notevole misura dimenticata negli Stati Uniti o tenuta da parte e ci mettono dentro un po' di ingegno collettivo. E questa è una cosa cruciale che diceva Ivano. C'erano più di 300 gruppi che facevano la loro musica a Liverpool. Più di 300 gruppi. Era una specie di distretto musicale. Si scambiavano gli strumenti, perché gli strumenti erano una cosa rara, no? Ecco, credo forse... Vabbè, quando hai cominciato tu già la situazione era migliore, però magari anche voi, no? C'era uno scambio, no? Molto intenso. Era molto cambiato. Loro, quando iniziano loro, in Inghilterra ancora si suona lo skiffle, e che addirittura è un tipo di musica che non si suonava con gli strumenti, cioè con una chitarra, poi con l'asse per lavare, sapete, quelle cose lì, con il contrabbasso fatto con una... fatto con un bidone, una scopa. Quello era lo skiffle. I Beatles arrivano da lì, quindi arrivano da niente, e questo infatti la grande potenza del loro talento, della loro intelligenza, io credo che sia corroborata da questo venire dal nulla, perché quando hai già qualcosa, quando hai specialmente peggio che mai, quando hai molto, il talento un po' si spegne. Bisogna avere poco, e loro avevano niente inizialmente, no? Hanno una ricaduta, questo potrebbe essere interessante, hanno una ricaduta su noi, i ragazzi di allora. Molti di voi se lo ricorderanno, non c'era un ragazzo maschio, ma anche parecchie femmine, che non avesse preteso dai genitori l'acquisto di una chitarra. Ve lo ricordate? Cioè, credo che si siano vendute più chitarre in metà degli anni 60 di quanto si vendano i cellulari oggi, che vi dice qualcosa. Perché? Perché un cellulare oggi lo compra chi lo utilizza, in realtà. Le chitarre le compravano anche quelli che non l'avrebbero utilizzate mai, era soltanto per averla. Allora, io avevo degli amici, pochi, alcuni, siccome avere, come dire, girare per strada con una custodia di chitarra, per esempio, attirava le ragazze, ma molto, credetemi, molto. Io avevo degli amici che giravano con la custodia di chitarra piena di carta di giornale appallottolata.
e andavano su e giù per via 20 settembre, alcuni di loro mi dicevano che funzionava. Cioè, è da non credere. Quindi il potere dell'oggetto, il potere che l'oggetto trasferiva su di te, facendoti sembrare un musicista, un appartenente a qualche gruppo musicale, bastava avere i capelli lunghi e una custodia di chitarra, e questi cari ragazzi andavano a caccia in qualche modo, no? Era come se avessero il fucile da caccia, invece avevano questa cosa. È una grande, incredibile ricaduta di questa musica anche su di noi. Ho imparato da poco tempo che un movimento formidabile, altissimo, forte, come abbiamo avuto noi in Italia con la musica beat, vi ricordate la musica dei complessi, eccetera, che erano migliaia in Italia. Pensate, c'era la stessa cosa, accadeva in Turchia. Io non ci avevo mai pensato, è perché pensiamo sempre ai paesi strettamente occidentali. Per esempio, i ragazzi della Turchia, i ragazzi turchi, hanno vissuto le stesse cose nostre. Hanno avuto gli anni 60 pieni di gruppi che suonavano quella musica cantandola in turco. Sì. Un po' ci colpisce, ma secondo me anche gli inglesi erano molto colpiti quando sentivano noi cantare in italiano. Quindi Sì, è vero. Beh, la storia dell'oggetto è straordinaria, no? È straordinaria, perché io avevo un compagno, io non ho mai imparato a suonare la chitarra, mio fratello l'ha imparata, è diventato anche bravo, io mai. Ecco, invece avevo un compagno, mi ricordo, che girava col basso e non l'ha mai imparato. Girava col basso però per San Pier d'Arena, lo teneva così, aveva questo bassetto molto bello, insomma, e tutti dicevano: come va? Dovessi sentire, ecco, e dovessi sentire, noi non abbiamo mai sentito una nota da lui, straordinario però, no? Una roba, se uno ci pensa, ma Ionesco, insomma, no? Ecco, un affare del genere, Ionesco a San Pier d'Arena, e girava col suo basso, quindi è vero questo. È vero anche un'altra cosa a proposito del rapporto con le ragazze, la vediamo a volte in certe interviste, lo dice anche Bruce Springsteen. Bruce Springsteen si fa crescere i capelli, va a casa e suo padre gli dice: sei un invertito? Così. E dice: e io dovetti accettare la sfida con mio padre, lo picchiava, poi insomma c'erano rapporti piuttosto difficili, no? I capelli lunghi come un modo di manifestare una propria differenza, una propria specificità generazionale. E anche però, aggiunge Springsteen, capì che poi però erano, visto che piacevano tantissimo le ragazze, perché i Beatles prima di tutto, soprattutto negli Stati Uniti, hanno successo sulle ragazze, no? I Beatles fan hanno tra i 13 e i 17 anni. Però capì che questo era un modo per farmi avanti con le ragazze e quindi ero ben disposto anche a accettare un attacco come quello di mio padre, che così metteva in discussione questa peraltro ancora incerta virilità, no? Ecco, ancora in formazione. Quindi anche questo è vero. Come dire, ci sono anche delle ricadute molto interessanti sulle dinamiche di genere. Sulle dinamiche di genere. Le fan sono fan e i ragazzi, beh, in qualche modo sono sfidati, no, da questo. Ti ricordi cosa rispondono loro quattro alla domanda che cosa vi preme di più all'inizio della loro carriera, quando proprio stanno iniziando? Che cosa vi preme di più, cosa desiderate di più? E loro rispondono? Beh, la prima cosa che scrivono, perché quando mi fa le domande il professor Fossati, poi devo dire la verità, ci sono due cose che dovete evitare con il professor Fossati. Uno, le domande. Due, quando dice forse. Se dice forse, cioè, è molto buona questa. Forse, e lì si apre una roba tipo che vai nel marasma, come quando ti dovranno interrogare, no? No, perché io mi ricordo che loro scrivono una cosa quando Brian Epstein, la segretaria di Brian Epstein, quando loro finiscono sotto Brian Epstein diventa il loro manager. Siamo nel 1961 e gli passano un questionario, Epstein vuol far vedere che è un vero manager, non lo è, e allora gli passano un questionario e dice: cosa volete dalla vita? Obiettivi nella vita? Money. Loro dicono soldi.
e dopodiché però aggiungono naturalmente le ragazze. Le ragazze. Tant'è vero che i tecnici di studio della EMI dicono: noi gli invidiavamo i soldi, ma gli invidiavamo soprattutto le ragazze. Come entravano e uscivano dalle loro vite le ragazze, quindi non c'è dubbio, sicuramente. Partono dal nulla, quindi, come dicevamo prima, partono dal nulla, non hanno gli strumenti, non hanno le competenze, hanno solo il talento. Non hanno le competenze perché, come dicevamo proprio all'inizio, non leggono una nota di musica, non hanno mai visto una partitura. Quindi si potrebbe dire gli manca veramente tutto. Sapete quando si dice gli mancano le basi? Ma questa mancanza di basi è talmente sostituita da un talento gigantesco che poi le cose vanno come sappiamo, come abbiamo visto. E la loro musica è quello che è. Sì, questo è molto vero. E aggiungerei, rifacendoci appunto a questo discorso sul questa specie di distretto musicale, no? Ecco, a me ha sempre molto colpito nei Beatles questa dimensione del gruppo, la dimensione collettiva. A un certo punto i quattro Beatles vanno a trovare Elvis Presley e dicono: ma povero Elvis, era da solo. Noi invece eravamo in quattro. Io credo che le nostre generazioni abbiano attinto qualcosa da questa, la dimensione del gruppo, la dimensione, no? Dopodiché il gruppo ha delle individualità, le individualità finiscono per, accade anche coi Beatles, no? Finiscono per dividere il gruppo stesso, ma il senso del gruppo credo che sia stato molto forte, almeno io lo ricordo come significativo, insomma, che era un modo davvero di tenersi insieme. E uno dei modi in cui l'abbiamo imparato, soprattutto noi che eravamo ragazzi un po' come i Beatles, non talentuosi, ecco, parlo per me, ma nel senso che non avevamo formazione politica, eravamo cresciuti con i jukebox, eravamo cresciuti con queste cose qua. Ecco, questo modello, questa idea che stare insieme potesse servire a qualcosa, potesse rafforzarci, scambiare, parlare, provare insieme, no? Tu leggi Lennon McCartney, è un duo e stanno lì e provano e uno non è capace, allora l'altro lo aiuta e litigano, no? Ecco, io ripeto, queste cose le ho viste dall'esterno, uno che non fa musica, però mi è sembrato che fosse molto forte questa dinamica, no? È molto forte, è la cosa più importante, almeno per quanto riguarda chi produce della musica, è lavorare insieme agli altri. I ragazzi che hanno ancora oggi la fortuna di formare, almeno inizialmente, un gruppo, è come se avessero qualche cosa in più, è come se ingranassero una marcia in più, una marcia più forte. Sono più fortunati degli altri. E in questo caso anche loro sono stati fortunati a pensare ad uno stile musicale che non venisse da uno ma venisse da quattro. Poi la verità la sappiamo, in realtà lì comandavano in due, va bene. Però la creatività era di tutti e quattro, anzi di tutti e cinque, considerato il loro produttore. Il punto che a me piace tanto del tuo libro è, e infatti non credo che il titolo sia casuale, è la ricaduta, cioè il venire verso di noi di quello che è accaduto allora. Cioè, questi ragazzi hanno cambiato la musica, non soltanto loro, ma una generazione, una generazione di ragazzi in Inghilterra, in Italia, in Francia, in Europa e anche in America. Ha fatto cambiare la musica, ha fatto cambiare il costume, l'abbiamo già detto. Però poi tutto questo si incammina verso di noi e facciamo male a pensare, se lo pensiamo, che quello che è avvenuto allora oggi non ci tocchi. Sarebbe un grave errore pensarlo. Per esempio, pensare che la musica di oggi non sia influenzata da quello che è accaduto in quegli anni sarebbe un vero grande errore. E io credo che insieme alla musica forse anche il nostro costume, molte nostre abitudini,
i passi che abbiamo fatto, l'apertura mentale che in qualche modo ci siamo conquistati, le battaglie per la legalità, la giustizia, tutto questo viene da un incamminamento, no? Da un incamminarci che è partito allora, io credo, e che ha avuto un rafforzamento allora. Quindi mi piace molto che si chiami la musica nel tempo, perché io questo tempo non lo sento cristallizzato nel 1965, io lo sento in cammino verso qui, lo sento in cammino verso di noi e probabilmente anche in cammino più avanti di noi. Ma devo dire che mi fa molto piacere quello che dici, perché il libro non lo dice mai questo, no? Il libro cerca di essere un libro di storia. Io sono stato molto fortunato nella vita. Ho studiato con delle persone che mi hanno insegnato che quando si scrive un libro di storia non bisogna mai metterci il messaggio. Mai metterci il messaggio. Bisogna raccontare una storia. Poi il messaggio esce, se la storia è raccontata bene. E devo ringraziare Ivano, perché il messaggio era proprio questo. Mi viene in mente, ricordate a Hollywood, quando dicevano i produttori, se vuoi mandare un messaggio usa la Western Union, cioè non metterci dei messaggi nei film. Se vuoi mandare un messaggio affidati alle poste. Ecco. Ma il messaggio era proprio questo. Era proprio l'idea che in realtà questa trasformazione delle sensibilità, del modo di sentire, del modo di aprirsi, di considerare gli altri, per quanto confusa, per quanto piena di errori, ribadisco, Lennon a un certo punto in una canzone dice esplicitamente nel 67, ero un uomo cattivo, man I was mean, bisognava chiedere a sua moglie, no? Ma nonostante tutto questo, vengono fuori delle indicazioni appunto sull'espressività, sul modo di vivere, sulla quotidianità. Ecco, c'è una specie di politica del quotidiano nella musica dei lunghi anni 60. Cioè c'è l'idea che si può forse vivere in maniera un po' diversa. E io credo che mi verrebbe da dire, in fondo abbiamo vissuto un po' di rendita su questo, abbiamo dato per scontato che questo sarebbe durato sempre e che invece noi non dovessimo starci lì attaccati e rinnovarlo continuamente questa cosa, no? E allora mi fa molto piacere pensare che, come tu dicevi, questa musica si sia dilatata nel tempo. Devo dire che io non l'avevo pensata così, la musica nel tempo, ma come spesso accade, i libri ci leggono, i lettori ci dicono quello che abbiamo scritto, per fortuna. Ecco, e davvero, credo che, come dire, questi lunghi anni 60 abbiano degli elementi spesso impliciti che sono ancora con noi, ma che noi dobbiamo scoprire, dobbiamo rilanciare, dobbiamo capire fino in fondo. Non averli capiti, non averli tenuti vivi, mi permetto di dire, forse è stato un errore. Fa piacere oggi vedere ragazzi che condividono alcune di queste cose, no? Oppure che giustamente le danno per scontate. Ecco, noi a volte ho un po' l'impressione, l'abbiamo un po' presa come una rendita, insomma, no? Come se dovesse durare in eterno. Non è vero. E l'abbiamo spesa. Sì. Sto dicendo, l'abbiamo spesa questa rendita. Io posso solo augurarmi, lo sto dicendo da tempo, che la casa editrice Einaudi presto traduca il libro di Ferdinando Fasce e lo pubblichi almeno in tutta Europa, perché sono, come dicevo all'inizio, assolutamente convinto, assolutamente sicuro che sia una delle migliori, più alte pubblicazioni su questo argomento. In più, se lo leggerete, io sono sicuro di sì, vi troverete
di fronte a un racconto che è di oggi, è di quegli anni ma contemporaneamente è di oggi, qualcosa che viene verso di noi, come dicevo prima. Quindi non fatevi l'idea, non fatevi l'idea di qualcosa, cioè di un libro che parla del passato, che parla, cioè per qualcuno che è nostalgico dei Beatles, ecco, non assolutamente no. Questa è materia viva, è materia pulsante, è materia che ci tocca, è materia che ci riguarda. E il professor Fasce l'ha scritta in maniera magistrale, come voi stessi potrete vedere. La musica nel tempo, Ferdinando Fasce. Grazie mille.